Questa è la mostra di icone della pop art, quelle di allora, quelle storiche, quelle inventate da Andy Warhol, da Roy Lichtenstein negli anni in cui nacque questa cultura nuova dell'immagine popolare, trasversale, comprensibile immediatamente, ma non di meno complessa nella sua elaborazione. E fra quelle lì e la sua evoluzione successiva, perché ormai you can do your pop by yourself, cioè uno può a casa farsi il suo pop come si fa il suo popcorn. Sono degli artisti emuli che fanno le loro cose con brillante creatività senza però avere quella sorta di pulsione originaria che cambiò la visione del mondo. Ma tutto però per gli uni come per gli altri è un gioco intorno alle icone. E allora dove metterle meglio queste icone che fra le super icone automobilistiche? Cioè qui il Museo Ferrari non è fatto solo di Ferrari, c'è Maserati, c'è Porsche, c'è Mercedes, cioè ci sono una serie di automobili tutte diventate icone, cioè tutte diventate un pezzo dell'immaginario collettivo, perché l'icona in realtà è questa, è l'immagine che si trasforma dall'essere semplice banale rappresentazione nel diventare una sorta di dato stabile del nostro cervello. Noi abbiamo una testa che funziona perché abbiamo dei riferimenti stabili e costanti. Questi esistono nel mondo dell'arte esattamente come esistono nel mondo dell'automobile. Cocktail fra il perfetto disegno dell'automobile, l'intelligenza anche dell'innovazione che c'è dentro, e il gioco degli artisti è molto stimolante perché vivono tutti e due la stessa realtà. Attenzione, gli artisti non hanno bisogno di mettere carburante e non hanno bisogno di avere anche della tecnologia perfettamente funzionante, ma tutti e due tentano di riassumere lo spirito di un'epoca, questa è la loro bravura. Sia che siano importantissimi, anche quando lo sono meno, ma sono sempre delle cartine di tornasole degli anni nei quali sono vissuti e la raccontano questa storia.